Siamo con Antonella Stasi, FIOM, CGIL, e siamo a promuovere una manifestazione. Gli operai scendono in piazza, gli operai della SIDEL, i lavoratori della SIDEL si ribellano a un piano aziendale. Quando sarà? A che ora? Allora, giovedì mattina partendo da Piazzale Santa Croce alle 9:30 per poi arrivare sotto la provincia verso mezzogiorno, faremo un salto anche all'Unione Industriale, dunque passeremo anche da Ponte Ponte Cavrazzucca Caprazzucca. per dare un segnale anche lì. È uno sciopero di 4 ore per i lavoratori della SIDEL che non accettano il piano di riorganizzazione che è stato presentato dall'azienda qualche mese fa. Antonella, è un piano aziendale che c'è e non c'è. Francamente ho faticato un pochino a capirne tutti gli estremi, diciamo. L'azienda l'ha presentato, però non l'ha presentato con molta chiarezza. Puoi raccontarmi tu quali sono i punti principali, le criticità? Certo, è un piano che in effetti non è una ristrutturazione ma una riorganizzazione. Dunque l'azienda ha deciso attraverso anche il CAE di aprire di presentare questa riorganizzazione. Una riorganizzazione che cosa prevede? Intanto, per quanto ci riguarda, è un ulteriore spezzatino di questa azienda. Vogliamo ricordare a tutti che la SIDEL nel 2004 aveva 1200 dipendenti a Parma, oggi ce ne sono 947. Dunque, in questi anni, attraverso le ristrutturazioni e con l'accesso alla mobilità, sono stati lasciati a casa un tot di lavoratori e impiegati. Oggi loro dicono: non preoccupatevi perché non è una ristrutturazione, è una riorganizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che un pezzo praticamente dell'azienda ancora non è chiaro, per quello che probabilmente si fa fatica anche a comprendere. Attraverso una cessione di ramo d'azienda potrebbe diventare qualcos'altro, un'azienda a sé. Dunque tutto il finilinea della SIDEL andrebbe a finire in un'altra azienda con un altro marchio, Gebo Cermex, e dunque quei lavoratori lì, se effettivamente il piano non viene ritirato, probabilmente entreranno a far parte di un'altra azienda a sé, che dovrebbe camminare con le sue gambe, e dunque di conseguenza la nostra preoccupazione è qual è il futuro per quei lavoratori che andranno a finire in questa scatola vuota che va riempita. E questa è una parte del progetto. No, leggendo un articolo di Gabriele Franzini, una domanda che un bell'articolo, molto completo. In realtà una domanda che mi è sorta è proprio inerente a quello che hai appena detto tu. Cioè, se si esternalizza anche con cioè, cessione di ramo d'azienda, reparto palettizzatori e fine linea, nella realtà questa azienda potrebbe andare a gambe all'aria in pochi anni, anche vittima della crisi, e giustificare il licenziamento in toto di cui potrebbe essere una forma di eliminazione degli operai in esubero. Certo, oggi potrebbe essere una copertura, dunque oggi diventano qualcos'altro perché cambiano praticamente casacca, non hanno più nulla a che fare né con la SIDEL e né con la Tetra Laval. Dunque sparisce il marchio. Questi qua diventano dei lavoratori assunti in un'altra azienda. Oltre a questi lavoratori di Parma ci sono anche i lavoratori di Verona, di un altro stabilimento, che anche loro entrerebbero a far parte di questa Gebo Cermex. Dunque si parla praticamente di un tot di lavoratori che oggi assunti da SIDEL hanno delle garanzie, domani non si sa perché comunque diventano qualcosa di totalmente distaccato da un'azienda come la SIDEL, e questo è il primo punto. L'altro punto è che cosa ha in mente SIDEL, perché SIDEL tutte le volte che parte con un piano di riorganizzazione e ristrutturazione a Parma ci sono dei danni. Questa è un'azienda che viene svuotata oggi, perché oltre al pezzo della Gebo Cermex c'è anche poi un piano di riorganizzazione, dunque si parla praticamente di spostare pezzi importanti a Dubai e Francoforte, e dunque alcuni lavoratori dovrebbero andare a lavorare in questi posti. Ma la cosa che a noi preoccupa, al di là dello spostamento in sé, è il fatto che si perde un pezzo importante di questa azienda. Dunque oggi il potere decisionale è a Parma, domani qualcun altro potrebbe decidere dove, che cosa fare di questa azienda,
E questa azienda, nel momento in cui viene divisa con una parte di là e l'altra parte che diventa qualcosa praticamente di ininfluente rispetto a quello che abbiamo oggi, il futuro della Sidel di Parma ci preoccupa notevolmente, perché diventa una scatola vuota. Questa è un'azienda che diventa un'azienda che fino a ieri aveva comunque il potere decisionale e oggi lo perde completamente. Antonella, prima citavi un passaggio da Ponte Caprazzucca. In fondo la Sidel è il paradigma di un'unione industriale che oramai è svuotata di orgoglio, di appartenenza al tessuto cittadino e di una fase propositiva al netto delle chiacchiere. I nostri industriali sono a volte dei prestanomi di gruppi economici stranieri. No, infatti il problema è che siccome qua si parla di multinazionale, questo è il vero problema, perché ormai noi non abbiamo più aziende a Parma o ne abbiamo pochissime in mano industriali di Parma. Dobbiamo ricordare che qui c'è dietro il Marco Simonazzi, che una volta era una garanzia per questo territorio. Oggi tutte le decisioni vengono prese da queste multinazionali che non conoscono il territorio, non conoscono i lavoratori, dunque si decide di fare un piano di riorganizzazione, di ristrutturazione e quello è. Cioè le multinazionali guardano il profitto, non guardano quello che avviene poi sul territorio. Ed è qui che dovrebbero comunque intervenire sia gli industriali di Parma, sia le istituzioni, perché questo vuol dire perdere un altro pezzo importante di questo territorio. E non scordiamoci che dietro alla Sidel c'è tutto l'indotto, dunque ci sono altre migliaia di persone che lavorano per la Sidel. E nel momento in cui tu dividi o crei uno spezzatino all'interno delle aziende, che ci rimettono sono anche quelle persone. Assolutamente, è sempre così. Allora, appuntamento giovedì? Appuntamento giovedì, noi chiediamo il ritiro di questo piano, infatti non siamo neanche andati al tavolo che era previsto per l'11, continueremo in questo modo coinvolgendo la provincia, la regione, visto che si parla di due regioni potremmo anche arrivare al ministero, vediamo. Noi partiamo giovedì e speriamo davvero che oltre ai lavoratori della Sidel anche altre aziende che comunque stanno vivendo la stessa situazione, anche di altri settori, perché poi ormai stiamo vivendo in un territorio dove tutti i giorni ce n'è una. Io credo che serve anche solidarizzare tutto quello che sta avvenendo, perché poi il problema è di quelle famiglie, il problema è di quei lavoratori, non è sicuramente di un gruppo che decide a livello internazionale, perché a questo punto si parla di un gruppo di queste dimensioni, e dunque noi dobbiamo fare il nostro lavoro e intervenire sul territorio. Ce la metteremo tutta, vediamo. E noi ringraziamo l'Antonella Stasi, e siamo con te. Nell'unità delle lotte nasce la possibilità di difendere i lavoratori. Grazie. Grazie a te.